Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non sei altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ehi, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch, ragazzi, è un money glitch mostruoso a mio avviso, è uno dei 4 della top 4 che vi ho portato questa settimana. Allora, di quella top, ragazzi, funziona solamente questo glitch e i cerchi di Bennis e l'RC bandito che ho portato ieri in live. Allora ragazzi, per fare questo glitch di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un nightclub, di una crew buggata, della nostra crew originale, e dovremmo avere minimo rango 10. Comunque dovremmo poter mettere il logo crew nella nostra crew originale, ragazzi, e adesso andremo a vedere il perché. Vi lascerò una crew buggata in descrizione, creata dal Team Glitch, da Centurion. Quindi andate nella descrizione e scaricatevi la crew buggata. Ringrazio Centurion per avermi prestato la clip, ragazzi. E detto questo, partiamo con il glitch, ragazzi. Allora, come vi ho già detto, dovete avere una crew buggata. Ma prima di entrare in questa crew buggata, nella vostra crew originale, ragazzi, nella crew in cui siete, dovete mettere il logo crew su una LG RH8 normalissima, ragazzi, non dovete modificarla, non dovete farci nulla, dovete semplicemente mettere il logo crew su questa auto. E adesso andremo a vedere il perché, ragazzi. Allora, una volta che noi abbiamo messo il logo crew nella nostra crew, il logo crew si trasferirà automaticamente alla crew buggata. Non lo andremo a vedere perché è una crew buggata, ovviamente, ma il logo si trasferirà a quella crew. Quindi, una volta che abbiamo messo il nostro logo crew all'auto, che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Mettete respawn ultima posizione, in questo caso il knight, e andate in cambia crew, ragazzi, dovete cambiare crew e andate in una delle crew buggate. Io, ragazzi, adesso, come ho già detto, vi lascerò in descrizione la crew creata dal Team Glitch, precisamente da Centurion. Potete entrare, la crew è aperta a tutti, quindi potrete entrare tranquillamente. Quindi a questo punto, ragazzi, che cosa fate? Fate cambia crew, entrate sulla crew attiva, cioè sulla crew che volete, diciamo, attivare, la crew buggata, ragazzi, per capirci, insomma, no? E quando siete qui, ve ne ritornate in online, e dopo che siete tornati in online, per stare più tranquilli, tornatevene in una sessione privata, ragazzi. Io qui il passaggio del online sessione privata l'ho tagliato, ragazzi, però comunque sia, ci troviamo in una sessione privata per comodità, così quando usciremo dal nightclub con il clone avremo più tranquillità, nessuno ci romperà i coglioni, raga, e saremo tranquilli. Quindi a questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Come vedete, l'auto già diciamo dà dei problemi a comparire. Allora, questa qui, questa auto che avete appena visto, questa LG RH8 nera e grigia, è quella con il logo buggato. Allora, potete scambiarle, le scambiate, anzi dovete scambiarle, ragazzi, e una volta scambiate, se non vi compariranno, il glitch funzionerà. Se
non vi funziona, ragazzi, diventate presidenti e vedrete che il glitch funzionerà tranquillamente, cioè le auto comunque non compariranno. Una volta fatto ciò, ragazzi, che cosa dovete fare? Ovviamente siete nel garage in cui volete fare il glitch, dovete andare in un altro garage, ragazzi. A questo punto, quando sarete in un altro piano, in un piano qualunque, ragazzi, ve lo sto mandando a rallenti così lo capite bene, dovete avvicinarvi verso l'ascensore, selezionare il piano dove state facendo il glitch e mentre c'è l'animazione fate start online, poi andate su criminal starter pack, tornate indietro, andate su attività, ragazzi, avvia attività, create da Rockstar, andate in missioni e entrate in un lavoro da titano, ragazzi. Una volta che sarete entrati dentro un lavoro da titano, non appena avete la possibilità, cioè che vi dà la possibilità di premere cerchio, tornate indietro e vi dirigete subito verso la porta e selezionate un piano del garage qualunque. Come vedete, a questo punto, ragazzi, siamo rimasti buggati, non abbiamo più il radar e quindi possiamo fare il glitch. A questo punto dobbiamo prendere una IC incubo e scambiarla con una LGR H8. Come vedete, ragazzi, le auto sono rimaste al proprio posto come nel glitch dell'Arena War, però si sono duplicate. Ora bisognerà solo salvare il veicolo. A questo punto, per salvare il veicolo ci sono due modi, ragazzi. Uno è il centro operativo mobile, che potremo chiamare, e un altro è il CEO. In questo caso il CEO era più vicino al centro operativo mobile, però comunque sia potete chiamare tutte e due, potete chiamare, cioè potete chiamare il centro operativo mobile oppure potete entrare nel garage del CEO. Allora, io adesso qui vi mostro un'opzione che è quella di entrare nel garage del CEO, perché era molto più vicino, avendo clubhouse e tutto il resto era molto vicino. Quindi, entrando nel garage del CEO, ragazzi, ci metterà un pochino perché comunque siamo buggati e tutto quanto. Quando arriveremo nel garage del CEO ci farà scendere, risaliremo sul veicolo, andremo in officina, cambieremo una cazzata, ragazzi, e torneremo indietro e l'auto sarà salvata. Per ripetere il glitch, ragazzi, basterà tornare nuovamente nel nightclub e ripetere totalmente il glitch. Cioè, totalmente, che cosa intendo? Non dovrete fare più il cambio crew, perché quello servirà solamente una volta all'inizio del glitch. Dovete ripetere semplicemente il passaggio dall'ascensore in poi, ragazzi, solamente quel passaggio dovete ripetere e nient'altro. Come vedete qui, una volta salvato il veicolo potete lasciarlo nel CEO. Vi ricordo che per salvare il veicolo nel garage del CEO, ragazzi, dovete avere un posto vuoto, non vi deve dare garage pieno, perché se vi dà garage pieno l'auto andrà a tornare normale, non potrete salvarla. Questo ve lo ricordo perché magari qualcuno non se lo ricorda. Vi dico anche, usate le targhe personalizzate, perché qualcuno mi ha detto che io non l'ho detto, invece io lo dico sempre, usate le targhe personalizzate. Detto questo, un saluto a tutti, ragazzuoli, e al prossimo video. Ciao belli. See?